fare questo albergo. Anch'io ringrazio molto le autorità, ringrazio i fornitori, ringrazio lo staff di Albarella e permettetemi, vorrei che facessimo tutti insieme un applauso a due persone che veramente hanno lavorato moltissimo per raggiungere questo risultato, che sono Rossano Cantelli e l'ingegner Mauro Rossano. Io su questo albergo ho un ricordo personale particolare, al di là dell'età che mio padre si è sbagliato, io ho 27 anni, ma io ricordo appunto quando ero bambina, il primo approccio con Albarella fu proprio qui all'Hotel Caponord. L'Hotel Caponord, prima c'era il cavaliere Lanzafame che tutti voi conoscete, ha detto: io ho inaugurato il Caponord 43 anni fa, eravamo in 8, sono morti tutti, io sono venuto in casa, compirà 90 anni tra qualche giorno e sono sicuro che se noi dovessimo inaugurare un altro albergo tra 20 anni lui ripeterà ulteriormente questo termine. No, sto scherzando. Quindi noi abbiamo fatto questa scelta, come è stato già detto, di investire. Questo è un investimento di oltre 20 milioni di euro. Come sapete, l'albergo di prima era un albergo piccolo, appunto datato. Questo è un albergo che ha 63, diciamo, appartamenti, anche, diciamo, che possono essere anche camere d'albergo, 23 camere e 12 suite, quindi su 10.000 metri quadrati, come già stato detto, ha un centro congressi che ancora non abbiamo terminato, ma che ha una potenzialità di 350 posti, quindi una eccellenza, come ricordavano prima le autorità e le ringrazio, anche per tutta l'area. Quindi abbiamo fatto una scelta di qualità. Io sono molto d'accordo con quello che diceva prima Isi Coppola, la crisi si vince soprattutto giocando sulla qualità. Noi qui, lo vedrete poi, abbiamo fatto scelte anche tecnologiche molto avanzate, abbiamo preso il meglio che c'era, perché siamo convinti, e questo rientra in un processo che noi abbiamo portato avanti negli ultimi anni, che questa isola, che è una perla dal punto di vista ambientale, ambientalistico, deve essere sempre più anche una perla dal punto di vista della qualità ricettiva e dell'offerta ricettiva che noi facciamo. Quindi questo albergo è un albergo bello, importante, ovviamente, come già stato detto da mio padre, penso che abbiamo avuto coraggio a farlo in un momento così difficile per il nostro paese. L'Italia è in recessione da 5 anni, lo sapete, la disoccupazione va molto male, la domanda interna non c'è. Sentivo qualche giorno fa alcuni dati, nello specifico sul turismo, che evidenziavano questo: nel 2010 l'80% degli italiani faceva una vacanza, questo dato nel 2013 è diventato il 58%, quindi c'è stato un calo incredibile di italiani che hanno il reddito per poter andare in vacanza. Tutti i dati del Veneto e anche di quest'area parlano di cali del 15-20% di turisti rispetto all'anno passato, che già non è stato un buon anno, quindi sicuramente siamo in un contesto economico molto difficile. Per quanto ci riguarda, noi ad oggi, guardo dov'è Cantelli, abbiamo come dire, dati migliori, noi siamo sostanzialmente su dati di occupazione in linea a quelli dell'anno scorso, abbiamo una componente di turismo estero crescente, e questo è un bene, proprio perché in assenza di una domanda italiana, proprio per continuare a mantenere l'occupazione, continuare a creare benessere, è bene anche cercare di andare a intercettare il turismo estero. Lo faremo sempre di più. Quindi noi con oggi vogliamo proprio dare anche, vogliamo fare un atto di fiducia. Un paese in recessione, un paese dove c'è molta rassegnazione, dove tanti imprenditori non ce la fanno più, lasciano, se ne vanno, dove tante persone perdono il posto di lavoro. Io credo che sia giusto che noi chiediamo, come diceva prima molto bene mio padre, al governo e a tutta la politica di fare la propria parte, di tagliare la spesa pubblica per tagliare le tasse, di ridurre la burocrazia, di investire e di aiutare gli imprenditori. Però penso anche che anche gli imprenditori devono fare il proprio mestiere, quindi il nostro mestiere è sostanzialmente investire, creare benessere e creare occupazione. Con questa giornata noi vogliamo dimostrare che noi lo facciamo, crediamo nel nostro mestiere, crediamo moltissimo in questa isola a cui siamo legati non solo come proprietari, quindi come imprenditori, ma siamo anche legati come persone, perché da sempre passiamo le nostre vacanze qua. Voi sapete, io ho una figlia che oggi non c'è per motivi scolastici, ma che quando le propongo di andare in Sardegna, in qualsiasi posto, mi dice: fa tutto schifo, io voglio stare solo ad Albarella. Quindi ovviamente, a parte la battuta, noi amiamo moltissimo Albarella, la consideriamo un'azienda importante nel nostro gruppo, ma soprattutto voglio dire, vogliamo continuare a contribuire alla ricchezza di quest'area, di questo nostro Veneto, e lo facciamo con un atto concreto, che è questo investimento di 20 milioni di qualità e di tecnologia. Quindi grazie a tutti per essere qui con noi, noi ci siamo, ci crediamo, e nonostante la difficoltà...